Ancora una volta, come associazione e comitato Salute e Vita, dobbiamo denunciare il comportamento opaco e vergognoso messo in campo dalla Regione Campania per quanto riguarda la vicenda delle fonderie Pisano. Proprio in questi giorni, in cui siamo nel pieno tunnel, nel buio causato dall'emergenza coronavirus, la Regione Campania approfitta e emana la nuova autorizzazione integrata ambientale per la fonderia Pisano per altri 12 anni, autorizzando quella fabbrica a continuare a danneggiare di fatto la salute della popolazione e dell'ambiente. Bene, riteniamo che sia un atto grave quello che ha compiuto la Regione Campania, tenuto conto anche del fatto che non abbiamo che i nostri diritti costituzionali di manifestare, di riunirci, di opporci, sono profondamente bloccati, compressi, giustamente a causa dell'emergenza coronavirus. E proprio in questo momento la Regione si approfitta e emette questo provvedimento a favore delle fonderie Pisano, che ci indigna profondamente. Per noi ha rappresentato uccidere per la seconda volta quei morti di inquinamento atmosferico e quegli ammalati che nella Valle dell'Irno chiedono giustizia e verità, chiedono di sapere ancora una volta se le loro malattie, le loro centinaia e centinaia di ammalati, migliaia, se quegli ammalati dipendono con un nesso causale dalle fonderie oppure no. Ricordiamo che c'è lo studio SPES che sembrerebbe essere finito nel cassetto della Regione Campania. Non vediamo alcun atteggiamento da parte della Regione Campania che chiede all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di consegnare e di rendere pubblico questo studio che certificava il nesso tra la fonderia e l'inquinamento in quel territorio. Non vediamo alcun sforzo da parte della Regione Campania a tutela della salute pubblica. Noi denunciamo questa cosa in maniera chiara e rispondiamo a De Luca e ai suoi soci che non ci fermeremo, lotteremo fino alla morte per avere giustizia e verità. Non finisce qui, ci opporremo nelle sedi opportune, in tutte le sedi, per fermare questa scelta scellerata che ancora una volta privilegia un imprenditore che fino a ieri è stato definito un imprenditore che ha creato un pericolo esiziale, ovvero mortale, per la popolazione vicinoria e gli operai, si favorisce lui a danno della salute pubblica.